A completamento della denuncia che noi abbiamo portato, vorrei fare una piccola carrellata, ma piccolissima carrellata, tra giornali e riviste per dimostrare come qui non si può parlare di ingenuità, perché l'ingenuità non esiste, non è mai esistita. Far credere che questa nostra ministra, in quanto che proveniente dall'Africa centrale, parli a ruota libera perché è ingenua, è una bugia. E allora, per far capire alcune cose ai nostri amici, ci riferiamo ad esempio alla raccolta di alcuni interventi, in questo caso della rivista africana 1998, dove c'è un articolo molto importante del nostro amico professor Claudio Moffa relativo alle problematiche di fine Ottocento che riguardano i nostri esploratori. E per esploratori parliamo di personaggi di grossissimo spessore, come i miei concittadini dell'Ottocento, ovviamente, Pellegrino Matteucci e Romolo Gessi, e soprattutto a Comboni. Comboni è stato un grande missionario che ha fondato anche la Compagnia dei Comboniani. Allora leggiamo un periodo di una frase che ci fa capire esattamente quali erano i reali interessi che erano sottintesi a questi eroici esploratori missionari, questa gente che veramente rischiava la pelle giorno per giorno, non solo rischiava la pelle, ma in condizioni di vita incredibili, a 60 gradi di temperatura, in posti nel Sudan, eccetera, in posti veramente inaccessibili, inesplorati. Poi questi qui, le suore, lui si portava dietro pure le suore, capito? Non c'era acqua in un periodo in cui c'è stata la grande siccità, una marea di gente, morti dappertutto, eccetera. Poi siccità che poi comportò la famosa rivolta del Mahdi, perché la rivolta poi nasce appunto da questi problemi antichi. Comunque leggiamo questo pezzettino, è una lettera che Comboni scriveva e a chi dovere, ovviamente, e soprattutto alla Società Geografica Italiana. Ricordiamo che tutte queste persone agivano. Ricordiamo anche De Agostini, allora, a questo proposito. Sì, certo, dobbiamo ricordare anche il Cardinal Massaia, però se ricordiamo il Cardinal Massaia e se ricordiamo Comboni, vediamo perfettamente che il Massaia agiva in Eritrea, il Comboni agiva dal Sudan, ma tutti e due puntavano su un'area che è stata un'area di nostro interesse fino alla conquista totale dell'Etiopia nel 1936, intervallata con gravissime sconfitte degli italiani, perché la sconfitta... L'Ambalaggi, ricordiamo tutti. No, l'Ambalaggi è un'altra cosa, perché l'Ambalaggi fa parte nell'ambito della sconfitta di Adua. Certo. E prima di Adua c'è stato Dogali, il massacro, certo, di Dogali. Certo. Ora, queste cose noi adesso non le vogliamo dire, però vogliamo ricordare che appunto non c'è nulla che non sia finalizzato a ragioni di potere. Quindi quando noi parliamo di questa signora che interviene in Italia a favore degli immigrati, cioè, non è vero. Dietro c'è il potere, dietro soprattutto al momento noi ravvisiamo in quella zona come la punta di lancia, dell'iceberg del mondialismo, della globalizzazione, che incomincia a intaccare dall'interno le nostre strutture, cioè come ministro. Allora leggiamo questa piccolissima frase. No, sta portando a compimento quello che già è cominciato, il sistema di rapina, di furto, di immagini, di idee, di concetti, di diritti, di sovranità, di legalità, eccetera. Così, e siccome gli italiani sono delle pecore, sono dei sonnambuli, sono dei incoglioniti quando va bene, e questi qui l'hanno preso pari pari e l'hanno fatto diventare ministro, come niente fosse, senza chiedere l'opinione e il parere a nessuno. Tant'è vero che questo ministro è stato eletto da una combinazione
da un accordo dei sottobanco. Dei santannisti, sì, non dei satanisti, ma dei santannisti. Allora, tutti questi personaggi sono emersi da una combine di governo che ha portato al governo il centrodestra e il centrosinistra, che nessuno aveva votato in quanto tale, perché chi ha votato sul centrodestra voleva comandarsi il centrodestra, chi ha votato il centrosinistra voleva comandarsi il centrosinistra, e chi ha votato per Grillo voleva comandarsi Grillo. Quindi che cazzo ci sta questa donna qui in mezzo lo sa solo l'ambasciatore d'America americano, sì. E l'ambasciatore di Tel Aviv, indirettamente forse anche gli inglesi, se i santannisti lo sanno, riescono pure a capire che ci vengono a perdere anche loro. Adesso leggiamo questa piccola frase perché sottintende, a parte le buone intenzioni del Comboni, perché sicuramente uno che rischiava in proprio lo faceva nell'interesse del buon Gesù, però lo faceva anche nell'interesse della geostrategia, anche di quello che ho detto prima, anche dello Stato italiana, dello Stato della Città del Vaticano, che all'epoca non si chiamava Città, si chiamava Stato Pontificio, ma insomma sì, siamo lì. Nel soccorrere i miei stabilimenti di Berber, Khartoum e Kordofan e Jebel Nuba, poiché è mia intenzione a poco di fondare sul fiume Azzurro, si riguarda il Nilo Azzurro, certo, ai confini dell'Abissinia e dei Gallas, attenzione a quello che dice, e nel coadiuvare... I Gallas era un popolo guerriero. Era certamente, i Galla che noi abbiamo avuti contro, li abbiamo avuti contro Adua, ad esempio. Esattamente. E nel coadiuvare le più grandi miserie dei cristiani ed anche alcune famiglie di musulmani, certo lui cercava di aiutare soprattutto i cristiani del luogo, che ci aveva perfettamente ragione, il contrario di quello che fa il Vaticano, che tutto fa perché tutelare i cristiani del discendenti, Libano, del discendenti, Libano e della Siria. Discendenti dei cristiani egiziani, esattamente, non ce lo scordiamo mai. Musulmani, ho esaurite tutte le mie risorse e contratti impegni, perché ho centinaia di persone da mantenere, ma nella barba dell'Eterno Padre di San Giuseppe, e San Giuseppe sarebbe Cecco Beppe, sarebbe l'imperatore d'Austria, che gli dava i Francesco soldi. II. Gli dava i soldi Francesco Giuseppe, perché? Perché anche l'Austria voleva penetrare, voleva penetrare. Penetrazione voleva nella, penetrare, nella certo, zona dell'Africa centrale, contro ovviamente gli inglesi e i francesi. Vi sono molti marenghi e guinee e spero, anzi malgrado la prospettiva della sempre crescente miseria del Sudan e specialmente del governo, ho messo con Gordon le mie pedine a segno che spero entro il 1879, qualora Dio mi conceda vita, quindi era, spero, dico... Era uno stratega abile, molto fine. Certamente, se no non andava lì a fare il capo dei missionari e non avrebbe fondato una congrega come quella dei Comboniani, che sono ancora molto attivi nel luogo, e spero, dico, di fondare stabilimenti di missione e su Nyanza Albert e sul Vittoria Nyanza. Il mio grido di guerra è e sarà sempre o nigrizia o morte, nessuna forza umana e d'abisso potrà impedirmelo, finché sia convinto che è volere di Dio e finché la Santa Sede consente. Io andrò avanti, le circostanze, la carestia, la miseria e gli intrighi potranno ritardare, ma non mai farmi desistere o farmi non riuscire l'impresa e gli intrighi, perché si tratta della gloria di Dio e del bene dell'umanità. Vedete come queste persone che lottavano per la gloria di Dio in realtà lottavano per interessi concreti di carattere ovviamente geopolitico e imperialistico. Io sempre farò quello che potrò per il bene della scienza, della civiltà, dei nostri esploratori che hanno buon fine nelle loro imprese. Il richiamo alle crociate è del tutto superfluo, dove i crociati dicevano che andavano a difendere il sacro sepolcro e andavano a rapinare Istanbul e andavano soprattutto a colpire Costantinopoli, Acri, perché Costantinopoli, San Giovanni d'Acri, era l'antitesi della chiesa cristiana con sede in Roma. Postdomani giungeranno qui quattro missionari anglicani, quindi anche gli anglicani agivano ovviamente per conto dell'Inghilterra, diretti per Nyanza, e a Khartoum si piglieranno quel fotografo che era prima con Jesse e Matteucci.
Matteucci dappertutto ha lasciato grande stima di sé come un vero galantuomo ed è un buonissimo giovane e si bramerebbe di rivederlo ancora in Sudan. Pellegrino Matteucci, mio concittadino da Vennate, fu compagno di scuola di Alfredo Oriani, che ne scrisse sempre molto bene. Matteucci fece un'impresa unica perché attraversò il deserto da solo e riuscì ad arrivare dall'altra parte del deserto, però arrivato era talmente stremato che dopo pochi giorni morì. La stessa cosa succedette a Jesse, quando Jesse, per incarico di Gordon, ebbe l'incarico di andare a combattere la tratta dei negrieri, fece una spedizione brillantissima. Lui, quando pigliava i negrieri arabi, li fucilava subito. Poi, siccome dava fastidio, perché colpire i negrieri significava anche colpire il traffico dell'avorio e tutto il resto, fu richiamato al nord e dovette farlo attraverso il Nilo. Solo che il Nilo, nel momento in cui lui è stato richiamato, non era praticabile, per cui lui si impigliò e rimase per circa mesi impigliato in mezzo al Nilo, per cui gli morì tutto il personale della spedizione. Erano 500-600 militari che si portavano dietro pure la famiglia, tutti morti. Romolo Gessi riuscì ad arrivare alla fine al Cairo, dove però poco tempo dopo morì in un ospedale. Quindi vedete che razza di storie sono, che noi assolutamente ignoriamo, perché qui nessuno sa di queste cose e nessuno ne frega niente, perché noi dobbiamo diventare, noi oggi, colonia di loro, non solo colonia degli americani come siamo oggi, dantesco, ma il paradosso dantesco. Esattamente. Allora, e dite ancora, magari che egli e anche il dottor Beltrame era il fotografo delle spedizioni, venissero. Beltrame sarebbe da me trattato e munito con tutti gli onori che realmente merita e in Sudan ha fatto sempre bene. Non penserei che questo Beltrame probabilmente era un antenato di quel Beltrame che faceva i disegni sulla Domenica del Corriere, è molto probabile che fosse l'antenato. Io concluderei qui perché il tempo stringe, però vorrei far vedere due cose ai nostri amici. Prima è questo, la voce delle voci. Tutte le strade portano da Roma a Pisa, terra di massoni e di misteri. Ricordiamoci che quest'uomo Letta è di Pisa. Come era toscano anche Ciampi, esattamente. Come era anche altri. Massoneria d'accordo col PD e con frange della mafia. Ricordiamoci che probabilmente dietro c'è anche la morte di questa signora Ragusa. Logli e il mega inceneritore, e qui non entriamo nel merito, dovremmo dire troppe cose. L'altra cosa che ci interessa dire, perché il tempo stringe, è che questi signori, per ottenere i loro risultati li ottengono falsificando tutto. Ad esempio, abbuffata di incarichi, così il giudice non c'è mai. Questa è la ragione che loro utilizzano per non far funzionare la magistratura, e con questo chiudiamo. No, c'è ancora qualche minuto, se no, vuoi. Non tediamo la gente. Questa nostra cosa. Sì, no, facciamo un preannuncio però. Sì. Annunciamo che sabato prossimo, metodicamente, se non ci fermano sì, ovviamente con le armi, noi abbiamo già predisposto abbiamo predisposto un'ulteriore denuncia contro uno Stato di un capo di Stato estero. Nostro confinante, di cui non diciamo per ovvie ragioni al momento l'identità. Sì.